No, non sono off topic perché io decido che cosa sul mio canale è off topic. Mi è stato chiesto di fare un video in cui spiego come fare amicizia e quindi ho intenzione di farlo, ma prima vi spiego un simpatico aneddoto di come Taco ha incontrato Giovanni Mucciaccia. Poi capirete che cosa c'entra questo con il discorso che devo fare. Eravamo a Bologna, questa specie di fiera d'arte, e beh, mentre guardiamo un'opera, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, Giovanni Mucciaccia. Improvvisamente davanti a noi che sta guardando un quadro. Lui tutto concentrato che cercava di capirne il significato o chissà che altra cosa. E noi che discutiamo fra di noi sul fatto che sì, è Giovanni Mucciaccia, no, non è Giovanni Mucciaccia, ma no, gli somiglia, ma no, non aveva gli occhiali così, ma se gli occhiali si cambiano. E così Taco decide di andare e avere un approccio con Giovanni Mucciaccia o quello che poteva essere il suo perfetto sosia. No, 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 era il vero Giovanni Mucciaccia, quello di Art Attack. Io non ho sentito che cosa si dicessero perché erano davvero troppo troppo lontani da me. Però vedevo le pose, eccetera, e all'incirca il risultato deve essere stato una cosa del tipo: carino questo quadro. E Giovanni Mucciaccia, che è alto come una persona normale, però davanti a Taco era basso. Carino come l'artista abbia deciso di mantenere questa tonalità di blu verso il blu. Ma tu sei Giovanni Mucciaccia. E Giovanni Mucciaccia, che è abbastanza spazientito, va davanti a un altro quadro e non risponde. E subito Taco lo segue. Duro come il cemento, eh? Sì. Me lo fai un autografo? Va bene. Selfie? Da piccolo adoravo Art Attack, lo sai? Giovanni Mucciaccia in un imbarazzo terrificante e Taco molesto, che alla fine è riuscito a ottenere il suo selfie, l'autografo e tutto quel cacchio che voleva effettivamente, eh? E poi ha chiamato il resto della nostra combriccola e ha fatto fare tutto quanto a tutti, ma quando volete fare amicizia con una persona, ok, in questo caso Taco non cercava di fare amicizia per fortuna, ma se state cercando di fare amicizia con qualcuno, non dovete essere come Taco, perché le persone normali sono come Giovanni Mucciaccia. Il primo errore che fanno le persone che vogliono fare amicizia ma non ne sono capaci è questa cosa del boh, fanno partire questo protocollo dentro il loro cervello e decidono che devono far partire questo programmino che li fa comportare in un modo idiota e cercano di interagire con gli altri ma nel modo sbagliato. Quindi si avvicinano agli altri mentre gli altri stanno parlando. E quindi magari ci sono due persone che si stanno parlando, si mettono in mezzo, perfetti sconosciuti, e iniziano ad ascoltare. E gli altri due che dopo un po' iniziano a farsi domande sul fatto che, ma tu, che cazzo sei? Oppure quelli che non capiscono quando è il momento di chiacchierare e quando no. Se le persone sono al cinema e stanno guardando un film, se sono in fila e stanno cercando di scegliere quale panino prendere da McDonald's e si stanno facendo un sacco di seghe mentali sul fatto che si pronuncia in un certo modo o in un altro in base alla radice e alla desinenza della parola e da dove potrebbe provenire, chissà da che lingua arriva, e voi non potete distrarre. Voi non potete infilarvi nella testa degli altri e cercare di fare conversazione del tipo: ciao, quanti anni hai? Non è così che funziona. Non potrete mai fare amicizia con qualcuno semplicemente avvicinandovi a quella persona e mettendovi a parlare. Perché certo, è possibile che funzioni, che riuscite a fare amicizia, ma nel 99% dei casi la cosa si conclude con un continuo buongiorno, 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 buongiorno tutti i giorni. Che dovrete mandare a quella persona cercando di ottenere la sua amicizia quando in realtà non sapete nulla di quella persona, non sapete chi sia e per quella persona siete soltanto un molestatore che continua e continua e continua a cercare di sapere più informazioni. Allo stesso modo, non dovete mai chiedere il permesso a qualcuno di diventare amico di quella persona. Cioè, è più o meno come quando dovete costruire una relazione. Voi non andreste mai da una ragazza per strada a chiedergli: mi vuoi sposare? Non ti prenderà mai sul serio e ti risponderà di no. La stessa cosa, non potete fermare una persona e chiedere: diventiamo amici. Perché non è così che funziona, preoccupate le persone facendo così. Soprattutto perché se voi partite chiedendo una cosa del genere, è vero, siete molto sinceri, ma è anche vero che create un presupposto dove quella persona uscirà con voi non perché siete simpatici, non perché vi vuole bene, ma perché ha promesso di essere vostra amica. E l'amicizia di quella persona, secondo voi, quanto potrà essere sincera e funzionale esattamente a quello che desiderate ottenere da parte di un'amicizia? La regola è semplice: siete introversi, non cercate di fare gli estroversi. Essere introversi non è un problema.
Non è che la gente non farà amicizia con voi perché siete introversi e tipo, oh, quello lì è un introverso, non ci farò mai amicizia. No, non è così che funziona. La vostra introversione rovina una e una sola cosa. Vi rende perennemente convinti che gli altri vi stiano giudicando quando in realtà neanche vi hanno visto. Cerchiamo di fare un discorso che sia un po' più sensato. Per fare amicizia con una persona non dovete impegnarvi per riuscire a costruire un rapporto dal nulla. I rapporti si creano praticamente per caso, per sbaglio. Se volete parlare a una persona, dovete parlare con quella persona quando avete qualcosa di cui parlare. E già, sembra una cosa sconvolgente per qualcuno, ma se voi non avete nulla da dire, state zitti. Dovete avere un motivo per comunicare. Qualcuno si è perso? Gli date indicazioni. Qualcuno sta giocando Pokémon Go ma non riesce a vincere il raid? Partecipate anche voi. Qualcuno è in un negozio ma non riesce a capire il prezzo di questo strano libro che boh... Aiutatelo! Dovete avere qualcosa di cui parlare, non un qualcosa di cui parlare del tipo una cosa che interessa a voi allora gliela chiedete. No, sto parlando di un motivo per cui voi potete parlare, l'altra persona può rispondere e dopo avervi risposto tu potrai rispondere di nuovo e potrete andare avanti così per almeno 15 minuti. Quando dovete parlare con una persona, rifletteteci, è un argomento di cui potremmo parlare per 15 minuti? E allora parlatene. Domande del tipo, pensi che il tempo migliorerà domani? Non sono domande da cui potete far partire una conversazione. Le amicizie partono per caso, per sbaglio, accadono. Così. Impegnarsi nel diventare amici di qualcuno non significa dover fare uno sforzo enorme per cercare di interagirci, perché se interagire con quella persona è facile e veloce, è un conto. Se dovete impiegare 60 anni per farvi dire una cosa privata e voi poi non dite nulla di vostro, non costruirete mai un'amicizia, lo sapete, vero? Un altro errore che molti fanno è quello di cercare come amico una persona che sia il più simile possibile a te. Non è così che funziona. Se siete introversi, maledettamente introversi, non significa che possiate fare amicizia solo con gli introversi. Soprattutto nell'ambiente scolastico capita che ci sia una sorta di suddivisione fra quelli considerati fighi e quelli considerati come gli sfigati. In molte scuole c'è questa cosa, è davvero terribile, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema sta nel fatto che gli sfigati hanno tutta quanta la loro idea mentale strana su che cosa siano i fighi e che cosa non siano. Per farvi un esempio veloce, i fighi non è che vi evitano perché siete introversi o altro del genere. Non c'è un piano nella loro mente che li porta a non avvicinarsi a voi perché sì, perché avete qualcosa di etichettato in fronte che in realtà non c'è, ma perché interagire con un introverso è difficile, perché metà delle volte danno per scontate un sacco di cose che non sono vere. Perché mentre un estroverso è abituato a interagire con gli altri, un introverso non è abituato, solo che è convinto di saperlo. È qui il problema. L'introverso non è una persona che cerca di scoprire come sono gli altri, l'introverso è una persona che, basta, dà per scontato che agli altri io sto sulle palle perché sono introverso e basta, e chiude lì la questione, non se ne parla più. Non gliene frega nulla a nessuno se siete introversi o estroversi. L'unica cosa che importa alla gente è che si possa parlare decentemente con voi oppure no. Regola numero 1. Non date sempre ragione agli altri. Avete un'opinione? Esprimetela. Certo, può capitare, soprattutto con le grandi amicizie, che voi siete sempre, sempre, sempre d'accordo con l'altro. Ma è sul contrasto che si creano i rapporti, non su ciò che avete in comune. E già. I rapporti, che siano positivi o negativi, si basano sempre su ciò che uno fa e l'altro non fa. Se siete due fotocopie e non ci sono differenze fra di voi, come sarà il vostro rapporto? Oh sì, hai ragione. Oh sì, so che hai ragione. Tu pensi che io abbia ragione? Sì, penso che tu abbia ragione. Fine. E invece no! Non è vero che dando torto a un tuo amico automaticamente non sarà più tuo amico. Se pensate che abbia torto, dategli torto. Se parla di una cosa che non conoscete, anziché tenervi fuori, chiedete informazioni in più e cercate di scoprire, in modo da avere sempre qualcosa di cui parlare. Non potete passare tutta la vostra vita a non parlare di nessun argomento per paura di essere in contrasto con qualcun altro. No, potete tranquillamente dire a una persona che ha torto. Lo sapete? Dovete farlo, per forza. Perché se non lo fate, continuate a sparire. Se avete un'opinione forte e la difendete, magari qualcuno starete sulle palle e qualcun altro starete simpatici. Se invece non fate assolutamente nulla, rimarrete una cozza che sta per i cazzi suoi e non fa nulla con nessuno.
Ed è quello che vi dà fastidio, non è il fatto di stare sulle palle a qualcuno, ma è il fatto che vi sentiate soli. Quindi, perché fare l'unica cosa che ti rende automaticamente e necessariamente per forza solo? Al tempo stesso, però, le vostre opinioni dovete ricordare che sono opinioni. Cioè, potete discutere tutta la vita su qualcosa, ma se vi dovete incazzare, litigare, insultarvi perché qualcuno ha detto che il Lit del 2017 è migliore di quello vecchio, mentre l'altro pensa che quello vecchio sia migliore, è la vostra opinione! Dovete ricordare che è tale, potete essere convinti di aver ragione tutta la vita, ma dovete anche essere in grado di avere una convivenza civile, cioè questa cosa magica che vi permette di non picchiarvi a vicenda ogni 5 minuti. Se una persona è in disaccordo con te, devi poterne discutere, senza arrivare alle botte. Non dovete assolutamente puntare sul fare amicizia con qualcuno che ha i vostri stessi interessi. Vi piacciono i manga? Non vuol dire che vi possono piacere soltanto le persone che piacciono i manga. Si possono creare vari tipi di rapporto. Se voi evitate come la peste di interagire con una persona che non è interessata ai manga, significa che ogni 10 persone ce ne sarà una con cui puoi interagire e quell'unica persona non è detto che ti stia simpatica, lo sai, vero? Cerca di interagire con più persone possibili. Perché l'amicizia non è un gioco di probabilità, è letteralmente un caso. Quindi voi potreste diventare amici di un appassionato di calcio che non ha mai letto un manga in vita sua e che crede che siano solo una cosa stupida. E potrebbe starvi sulle palle a morte una persona che ha i vostri stessi interessi e le vostre stesse opinioni su tutto, può comunque starvi sulle palle. Non dovete accontentarvi delle persone che somigliano a voi, cercate qualcuno che vi faccia star bene a prescindere. Ma io non sto bene quando non sono con una persona che ha i miei stessi interessi. Non è vero. Le persone non stanno bene non quando stanno con persone che non hanno i loro interessi, ma quando stanno con persone che non sono adatte a loro. Che sono due cose separate. D'altro canto è anche vero che non dovete andare a cercare di fare amicizia con le persone opposte a voi. Ok? Non andatevi a cercare persone che sono radicalmente, completamente opposte a voi. Ma al tempo stesso non puntate su cose tipo i manga o i videogiochi o altro del genere, perché potete fare amicizia tranquillamente con chiunque, perché è il carattere, il comportamento e l'atteggiamento di quella persona che possono fare la differenza fra una persona che vi sta simpatica a pelle oppure no, non il fatto che gli piacciono le stesse cose che piacciono a te, perché gli possono piacere per motivi completamente diversi e potrebbero essere persone davvero orribili con cui avere a che fare nonostante apprezzino le stesse cose che apprezzi tu. Comunicare non è un gioco di buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon Santo Stefano, buon San Gottardo. Dovete ricordarvi che potete dire qualsiasi cosa a chiunque, però dovete farvi coraggio. Non potete passare tutta la vita a parlare d'aria fritta e di nulla. Dovete parlare di argomenti, argomenti di cui si possa discutere, la famosa regola che vi ho detto prima dei 15 minuti. Di quell'argomento si può parlare per almeno 15 minuti? Parliamone! Di quell'argomento non si può parlare per almeno 15 minuti? Forse non è l'argomento migliore per iniziare una conversazione, quindi ne possiamo parlare, ma non posso puntare solo su quello. Procedere con l'obbligo, il peso sul cuore, la costrizione, come se foste incatenati a dover scrivere buongiorno tutti i giorni a quella persona e pensare che sia un'amicizia perché vi scrivete buongiorno tutti i giorni? No. Certo, è carino ricevere il buongiorno da certe persone, ma il rapporto che avete con quella persona avviene molto prima dello scrivere il buongiorno e augurargli la buonanotte. 4. Non conta nulla l'aspetto esteriore. Non state cercando un fidanzato, state cercando un cazzo di amico. L'aspetto esteriore non conta nulla. Non dovete cercare qualcuno che sia alla vostra altezza come bellezza e non più alto e non più basso. Dovete fare amicizia con le altre persone a prescindere dal loro aspetto esteriore. Non vi state scegliendo il ragazzo, vi state scegliendo un amico o un'amica, una persona con cui avere a che fare. Quindi non pensate, ma quella persona è troppo figa, non sarebbe mai mia amica. No, anche una top model ha bisogno di amici, ok? E non è detto che solo perché lei è una top model possa avere come amiche solo top model. Ma se non sei bella quanto loro non ti cagano. Non è vero, sei tu che non le caghi. Perché loro non ti cagano e tu non le caghi, di chi è la colpa? Se non vi cagate a vicenda non puoi dar sempre la colpa agli altri. Non puoi dar sempre la colpa agli altri e dire, ma non mi viene a parlare, ma non viene da me.
Dovete anche essere voi a cercare le persone. Certo, non potete fare i cani che seguono le persone in continuazione 24 ore su 24 e gli leccano i piedi, gli annusano i posti in cui passano perché devono assolutamente seguirli, però non fanno mai viceversa. Bisogna anche fare viceversa, ma dovete anche essere in grado di andare incontro a una persona. D'altro canto, e questo dovrebbe essere il punto numero 5, non è che perché avete parlato due o tre volte con una persona, automaticamente quella persona è diventata vostra amica. Se quella persona vi ha parlato 10 volte in tutta la sua vita, non potete offendervi perché quella persona è andata al cinema con i suoi amici e non con te e non ti ha invitato. Perché se hai un rapporto profondo con quella persona è un conto, ma se non hai un rapporto profondo con quella persona, allora... Numero 6. Non avete l'esclusiva. Ok? Non è un fidanzamento, non avete l'esclusiva. Quindi non dovete far pesare la vostra amicizia agli altri, deve essere una cosa leggera. Io sono tuo amico, ti dono me stesso, ci sono per te, eccetera. Non potete star lì a segnarvi su un foglietto tutte le volte in cui voi ci siete stati per lui e lui non c'era per voi. Non potete fare così, dovete stare leggeri, non ci dovete pensare. Non deve essere una preoccupazione. Perché molte persone dicono, ma non è importante ricevere qualcosa in cambio, io sono altruista. Però poi si ricordano di quello che hanno ricevuto in cambio e non c'è una regola per fare amicizia, ok? Capita. E infatti, numero 7... 8 o 7, numero 7, non dovete cercare morbosamente di avere un amico a tutti i costi. Molte persone credono che praticamente tu, che ne so, ti avvicini a una persona, gli parli, quella persona ti risponde, parlate 5 minuti, basta, siete diventati amici, dovete incontrarvi tutti i giorni. No, no. Una volta che tu hai parlato con una persona, hai parlato con una persona. Fine. È questo che hai ottenuto. Se parli una seconda volta con quella persona, hai parlato una seconda volta con quella persona. Quando arrivate alla fase in cui vi salutate, quando vi incontrate per strada, ma sapete i nomi l'uno dell'altro, non quelle persone del tipo, ha una faccia familiare, ciao, ciao, ma non so chi sia. No, non dovete fare così, non dovete fare così. Parlate con una persona, poi di nuovo, poi di nuovo, poi di nuovo, quando capita, quando c'è qualcosa da dire. Non è che dopo aver parlato 100 volte con una persona siete diventati amici, siete ancora conoscenti. Il punto di partenza è fare qualcosa con quella persona. Vi dividono in gruppi a scuola, non mettetevi con i vostri 4 amichetti. Andate e cercate di stare con qualcuno che non conoscete. Queste sono cose da fare il primo giorno di scuola, ok? Non dopo 5 anni che non cacate nessuno cercate di interagire. Sono cose che dovete fare dall'inizio, che dovete ottenere dall'inizio. Per quello sono così importanti i primi giorni di scuola, non solo perché si scelgono i posti di banchi che in molte scuole restano fissi fino alla fine dell'anno. I primi giorni voi ne dovete approfittare per familiarizzare con più persone possibili, per fare in modo che abbiate un minimo di rapporto con tutti. Non potete starvene zitti e non voler parlare con nessuno e poi lamentarvi del fatto che non avete amici, perché... Vuoi ottenere qualcosa? Cerca di ottenerla. Se non fai nulla per ottenerla e poi ti lamenti perché non l'hai ottenuta, fai la figura dell'idiota e basta. Quindi non cercate a tutti i costi di diventare amici di qualcuno. Diventate amici di qualcuno dopo aver passato un'esperienza assieme. Esperienza. Un'esperienza non è necessariamente una grande avventura in cui c'è una... apocalisse zombie e voi siete gli unici due sopravvissuti, quindi interagite fra di voi. No, può essere una partita di pallavolo, può essere un progetto insieme in classe, può essere qualsiasi cosa, ma qualcosa lo dovete fare. Dovete impegnarvi per fare qualcosa, ok? E dovete farlo se è un vostro compagno di classe i primi giorni, se non è un vostro compagno di classe appena possibile. Esperienze. Far succedere le cose, dovete passare delle avventure assieme, che possono essere avventure minuscole, come possono essere avventure grandiose. Un'avventura può essere anche solo un andiamo al cinema assieme. Bene, avete un'opportunità per parlare di qualsiasi cosa vi capiti sotto mano per un intero giorno. Una volta che entrate nel centro commerciale già si crea il primo problema, in quali negozi entriamo e in quali no, quali negozi ti piacciono e potete mettervi d'accordo e scoprire che cosa avete in comune e che cosa no. Poi... se a te non piacciono i negozi di vestiti, ma all'altro sì, ci entri nei negozi di vestiti, tesoro. Così interagisci con quella persona, perché dovete fondervi. Come in Steven Universe, sì. Dovete fare amicizia, non dovete esistere nello stesso universo. Dovete fare amicizia, creare un rapporto. Il che significa che dovete mettere un attimino da parte ciò che piace fare a voi, in favore del stare con quella persona.
È più importante per voi stare con quella persona, anche se siete in un negozio di vestiti ma non vi piacciono, o restare soli? Però in un negozio di tecnologia. Beh, se preferite restare soli ha anche perfettamente senso, però poi non vi lamentate del fatto che non avete amici. Quindi, di base, dovete iniziare parlando con una persona ogni tanto e poi trovare l'opportunità giusta e l'occasione giusta per riuscire a interagire per bene con quella persona, cioè vivere qualcosa assieme a quella persona, fare qualcosa, andare in un posto che non conoscete. In più, cercate di avere un minimo di empatia. Si capisce quando una persona vuole avere a che fare con voi. Se quando parlate con una persona questa vi dà risposte molto brevi e fa altro, probabilmente non vuole fare amicizia con voi. Tentate in un altro momento, in un'altra occasione o con un'altra persona. Se invece quella persona vi risponde, fa a sua volta delle domande o altro del genere, vuole fare amicizia con voi. Ma io so già quale sarà il principale problema di ognuno di voi. Ma io mi vergogno a parlare, non so che cosa dire. Sul non so che cosa dire, la famosa cosa dei 15 minuti. Dovete andare distinto, non dovete cercare un argomento che pensare per ore e ore e ore. Quando fate amicizia vi trovate in un luogo e in base al luogo in cui vi trovate ci sono di sicuro degli argomenti diversi di cui potete parlare. Ovunque voi siate c'è un argomento di cui si può parlare, in quel posto, in quella situazione, tutti stanno facendo qualcosa quando fanno qualcosa. Se il vostro problema è che vi vergognate, qui la questione diventa diversa. Io non capisco come pretendiate di piacere a qualcuno se voi non piacete a voi stessi. Se voi avete dei pregi e dei difetti e li tenete nascosti, sapete che cosa ottenete? Nulla. Non dovete nascondere i vostri pregi e i vostri difetti, soprattutto i vostri difetti, perché questo è l'errore più grave, quello che fanno tutti, nascondere i propri difetti. Quando tu tieni nascosto un tuo difetto, ti comporti in modo diverso da come faresti normalmente, perché hai paura che lo scoprano. Cerchi di nasconderlo, di renderlo più piccolo, in modo che magari sì c'è, però non è così grave come sarebbe in realtà. I vostri difetti li avete, sono una potenzialità incredibile per fare amicizia. E invece no, li tengono nascosti e non vi rendete conto del fatto che o siete bravissimi attori, ma proprio che Hollywood vi ha persi di poco, oppure tutti capiranno che state fingendo. Tutti capiscono che state fingendo quando cercate di nascondere dei difetti, però nessuno può conoscere la verità perché li state nascondendo, quindi per quanto li nascondete male, la prima cosa che tutti notano è che recitate male, non che state nascondendo quel difetto. Smettetela di nascondere i vostri difetti sono la cosa più importante che avete perché sono quelli che vi rendono diversi da una ameba. Taco? Taco è un rompipalle assurdo, è un pignolo che voi non avete idea. Taco rompe le scatole su qualsiasi cosa, sull'ordine degli ingredienti all'interno di un panino, sulle nomenclature di esseri che nemmeno esistono, tipo draghi viverne. Solo per il fatto che siano meno probabili con una certa ossatura che a livello biologico non ha senso. Rompe le palle sulle armi che si vedono nei videogiochi, nei film, perché dice che non ha senso che siano leggermente rovinate. Rompe le palle sulla quantità di pixel all'interno di un video e se ne manca uno gli dà fastidio. Taco è un rompiscatole terrificante. Ma non ci avrei mai fatto amicizia se le avesse nascoste queste cose. Perché se le avesse nascoste, che cosa sarebbe Taco? Sarebbe un orsacchiotto che chi se ne sta per i cavoli suoi non rompe le scatole a nessuno. Invece no, lui ha dei difetti. I suoi difetti sono il punto forte. Che poi non esiste un vero confine fra pregi e difetti. Ricordatevelo, perché quello che voi considerate un difetto non è necessariamente un difetto. L'egoismo è un difetto? No, l'egoismo vi permette di raggiungere ciò che volete ottenere. Non potete essere sempre perennemente altruisti. Perché se siete sempre perennemente altruisti, sapete che succede? Che finirete per dare del bene a delle persone che useranno il bene che voi gli avete dato per fare del male. E quindi avete creato del male. Avete fatto del male. Ed è solo un esempio. Qualsiasi altro pregio può diventare un difetto se sfruttato male. E qualsiasi difetto può diventare un pregio se sfruttato bene. È quello il punto. Dipende da che cosa ne fai dei tuoi pregi e dei tuoi difetti, non dal fatto che tu li abbia o meno. Tu puoi avere solo difetti, ma li puoi sfruttare per ottenere il meglio. Sei basso? Anziché continuare a pensare a quanto vorresti essere alto, perché non provi a pensare a tutti i vantaggi che hai nell'essere basso e a sfruttarli? Sei grasso? Smettila di preoccuparti del fatto che gli altri possa far schifo cazzate del genere che non sono assolutamente vere e cerca invece di essere l'amico ciccione soffice. Usa i tuoi difetti a tuo vantaggio.
Non nasconderli, perché se nascondete i vostri difetti, già non siete grandiosi attori, e questo ve l'ho già detto. Ma per di più, come fate a essere sicuri che nascondendo i vostri difetti stiate nascondendo solo i vostri difetti e non anche i vostri pregi? Così concentrati sul non far vedere che avete la pancia, a tenerla dentro e a cercare di respirare, e poi l'unica cosa che ottenete è il nulla? Sul serio, che cosa ottenete nascondendo i vostri difetti? Piaccio molto di più alle persone, per questo sei pieno di amici? Oh, già, se stai guardando questo video e probabilmente pensi che la gente ti odi per i tuoi difetti, se finora li hai nascosti e nessuno ti sta davvero accanto e ti senti solo e hai bisogno di aiuto con questo video, forse è perché devi smettere. Ma smettere di preoccuparti dei tuoi difetti. I tuoi difetti ce li hai, devi esserne cosciente, devi conoscerli per bene, devi sfruttarli al meglio e devi controllarli in modo che non ti rovinino la vita. Ma non devi nasconderli, perché nasconderli è un giochino inutile che fa pensare agli altri che tu pensi che gli altri siano scemi. Immaginate una ragazza bassa, ok? A qualcuno dà fastidio che sia bassa? Seriamente, a qualcuno dà fastidio che sia bassa? No, a nessuno. Bene, se questa ragazza bassa si mette tacchi alti così, non riesce nemmeno a camminare, mette i capelli più in piedi possibile per sembrare più alta possibile. Quindi, sta ragazza su tacchi altissimi, con un'acconciatura improponibile, che non riesce a camminare senza sembrare un babbuino, quella vi dà fastidio. Quella vi sta tanto di, ok, quella è una cretina. Perché? Non perché è bassa, ma perché finge di non esserlo. È quello che vi dà fastidio. Non vi danno fastidio le persone grasse, però ci sono quelle persone che no, ho le ossa grosse. Non hai le ossa grosse, smettila di fingere. Sei grassa. Fattene una ragione. Non è un motivo per cui farai schifo agli altri. E se fai schifo a qualcuno perché sei grassa, probabilmente è un coglione con cui non avresti fatto amicizia lo stesso, non ti sei persa nulla. Ma al tempo stesso non fingere di essere qualcosa che non sei. Hai le tette piccole, ce le hai piccole, non riempirle di carta igienica che poi sbuca fuori, perché quello è ridicolo. Avere le tette piccole non è ridicolo. Riempirsele di carta igienica, sì, perché dovete smettere di fingere di essere qualcosa che non siete. Ma la società non mi accetta. Ho questi attaccati alla testa, sono il primo che non viene accettato dalla società. Io non posso girare per strada con il mio ragazzo senza che la gente mi lanci le pietre. So che cosa vuol dire non essere accettati dalla società, ok? E sapete che cosa dovete dire alla società? Che non ve ne frega nulla. Non potete basare tutta la vostra vita su quello che gli altri diranno di voi. Su quello che gli altri penseranno di voi, eccetera, eccetera, eccetera. Che vita fate? Smettetela di preoccuparvene, soprattutto se il vostro scopo è fare amicizia. Come fate a fare amicizia se continuate a nascondere ciò che siete? Allora vado a fare amicizia con un rastrello e sarà più simpatico. Mi prendo lo scotch e faccio amicizia con i pezzetti di scotch. Guarda, sono più colorati e hanno più consistenza di voi. Voi piacete alla gente così come siete fatti. Potete piacere tranquillamente a chiunque. Non avete la sfiga addosso o altro del genere, potete piacere al mondo intero, vi adoreranno tutti, però dovete smettere di nasconderlo, dovete smettere di essere qualcosa che non siete, smettetela di fingere e cercare di essere i migliori attori di tutti i tempi, perché non lo siete. Perché neanche il più grande attore di tutti i tempi può fingere tutta la vita. Smettetela di fingere qualcosa che non siete, accettatevi per quello che siete e vedrete che forse, allora, a questo punto, gli altri non faranno caso ai vostri difetti o addirittura li adoreranno. Tutti hanno i loro difetti, tutti quanti hanno i loro difetti. Non esiste una persona che non li abbia, ok? Però cercare di nasconderli in continuazione è una cosa inutile. Assolutamente assurda e ridicola. Ed è quello che vi frega. Perché io vi ho fatto l'esempio della ragazza bassa con gli tacchi altissimi che non riesce nemmeno a camminare, ma anche con le cose simboliche funziona allo stesso modo, tesori. Se voi siete molto introversi e non avete voglia di parlare, ma vi sforzate a parlare quando non vorreste e quando non avete nulla da dire, si vede che vi state sforzando, si vede tantissimo. Se dovete fare uno sforzo per riuscire a parlare con qualcuno, va bene, ma poi non dovete sforzarvi di essere quello simpatico del gruppo se non siete persone dalla indole comica. Voi siete fatti come siete fatti, andate bene così come siete i vostri amici, ok? Vi adorano per quello che siete. Smettetela di fingere di essere qualcosa che non siete, semplicemente siate voi stessi. Che sembra la frase più inutile del mondo, ma c'è qualcuno che ancora non l'ha imparato e continua a dire, oh, ma io sono me stesso. Bene, o sei bravissimo a fingere, o sei te stesso. Le vie di mezzo dove tu sei te stesso, però non vuoi far sapere a quelle persone di questo lato di voi, no. Dovete essere chiari del tutto.
Non potete nascondere comunque una parte di voi, perché se volete un'amicizia che non sia basata sulla superficialità, dovete permettere agli altri di sapere qualsiasi cosa di voi. Abbiate meno schifo di quello che siete e apprezzatevi un po' di più. Siate meno spaventati per i vostri difetti, cose del genere, e cercate un attimo di interagire con gli altri. Ma soprattutto non demordete. Se una persona vi rifiuta e non vuole fare amicizia con voi, non è perché fate schifo. È perché nessuno può avere 10 milioni di amici. Puoi interagire con poche persone, davvero nel profondo, nel corso della tua vita. E quindi, se fallisci una volta, va alla seconda, alla terza, alla quarta, fa male, certo che fa male. Fa davvero tanto male, ma fa male anche restare soli, quindi che cosa vi cambia? Se da un lato ci fosse lo star male e dall'altro lo star bene, potrei capire, ma visto che c'è star male per poter star bene e star male basta, direi che forse è meglio star male cercando di star bene, non credete? Quindi siate meno taco, perché gli altri sono tutti Giovanni e Mucciaccia. Siate meno la ragazza che finge di essere alta e nessuno ci crederà mai, o finge di aver le tette ma nessuno ci crederà mai. Siate voi stessi, nessuno pretende che voi siate la perfezione. E anche se agli altri, i fighi o altro del genere, sembrano la perfezione, non lo sono, non lo sono. Se provate a parlarci 5 minuti scoprite che sono le persone più belle del mondo, profonde eccetera, che sembrano superficiali a voi, solo perché siete voi primi a giudicarle solo per il loro aspetto più superficiale. Poi, ovvio, esistono anche le teste di... Esistono anche tante persone orribili nel mondo, ma perché sono persone orribili? Tutto il resto è composto da stereotipi. E pensare che una persona che corre il proprio aspetto sia automaticamente più superficiale di una che non lo fa, è superficiale, è molto superficiale. Una persona che non cura il proprio aspetto può essere superficialissima, e una persona che cura il proprio aspetto può essere la persona più profonda che conoscerete mai. Lo so che sembra bruttissimo da dire, ma vi può aiutare moltissimo questa frase, quindi ricordatevela. Il più alto livello di amicizia che due persone possono mai raggiungere è quello dove puoi scorreggiare accanto al tuo amico e non sentirti in imbarazzo. Perché quando puoi davvero fare un peto pesante accanto alla persona a cui vuoi bene e non vergognartene, certo, magari avere un minimo di imbarazzo è normale, o dispiacerti per l'odore o per il disturbo che puoi creare, è normale. Ma quando smettete di essere davvero in imbarazzo e di dover chiedere scusa un milione di volte e semplicemente va tutto bene, lì credo che abbiate raggiunto il massimo livello di amicizia, quello dove semplicemente non ve ne frega più nulla dei difetti degli altri, perché sapete perfettamente che tutti scorreggiano. Usate la tecnica della scorreggia per qualsiasi altro vostro difetto e capirete, capirete. Siete meravigliosi così come siete, mi fa incazzare che ancora continuate a nascondervi.